dell'audience, pubblico femminile, il volo, debuttano in trio il volo qui con la nazione cantanti stasera per la prima volta Juventus Stadium, il volo. Vediamo il volo che palleggiare, anzi uno solo che palleggia, gli altri si stanno preparando. Grande, grande emozione. Ecco che fanno il loro ingresso in campo le squadre, tutti i giocatori che in questo momento sono come un'unica squadra. Un'unica sola grandissima squadra, perché giochiamo tutti per vincere allo Juventus Stadium. E Jorge Lorenzo, carattere da vendere, l'hanno dimostrato in tutti questi anni. E dal nostro mister Gasperini. Allora Luca Argentero, Sandro Giacobbe, ma mi sa che le dritte le dà Gasperini però. Sì, ci sta dando. Con che modulo giocano, mister? No, stiamo ancora prendendo le misure all'avversario. Ancora... Amadeus arriva sul punto del contatto, spinge via. Ma scherzavano nella serie? No, scherzavano. Aspetta, c'è Amadeus. C'è un siparietto meraviglioso, Gianluca e Ignazio del Volo, che sono qua in attesa di entrare. Cioè, praticamente guardano solo la partita di Piero, cioè ce l'hanno solo con Piero, lo insultano, gli dicono di giocare. Allora, vado a dirgli personalmente qualcosa, se voi mi riferite io vado a dirgli, che gli devo dire? No. Che non deve stare così basso, deve seguire la difesa, si deve alzare. Ma lo potrebbero insultare. Diciamo che i campioni siamo noi. Ok, quindi sta giocando quello più scarso, hanno detto. Gioca un po' meno, gioca un po' meno. Lo potrebbero insultare cantando, Mi chiede Pupo se gli potete fare un appello cantando, un insulto cantando. No, vabbè. Non si può. Senti, Amedeus. Non si può cantando, glielo dico io a voce. Sì. Attenzione, vediamo. Aspetta. Sì, vediamo. Ecco Moreno. Moreno ancora al limite dell'area, d'esterno in una allora, zona. Allora, vado a dire che deve stare più alto. No. Vai, devi più alto. Volevo sapere da Ginoble del Volo che nella formazione della vigilia era dato lui come titolare, poi l'hanno cambiato all'ultimo momento. Cos'è stata? Una pretattica? Siete stati cambiati all'ultimo momento, che non era Piero il titolare nella formazione, eri tu. Come mai alla fine hanno cambiato? Perché hanno deciso di partire dalla difesa, io sono attaccante quindi entro all'ultimo proprio. Ok, lui è il centrocampista, l'attaccante, partono cercando di rafforzare la difesa. Perfetto, va bene. Il Rock batte il Lily Pop, c'è stato un contrasto, è caduto con Piero del Volo. Fabi. Sono con Piero Barone, attenzione, mi hanno distrutto, ovviamente mi hanno detto i tuoi soci che stai giocando troppo basso, di giocare più sulla fascia. Ma devo salire, è più facile salire di nota però. Attenzione ancora del Piero. Palo esterno, nuovamente... con Fabi che lavora, grande finta, non male, però 93, Barone non l'ha capita, vedete che adesso ha raccolto l'invito dei suoi amici e gioca più avanzato, con esiti che peraltro risultano sempre discutibili. Sì, ancora non ha trovato la posizione. In mezzo forse, prima giocava dietro, adesso gioca avanti. I grandi campioni impiegano una stecco lì. No, ancora i cantanti, nuovo inserimento da parte di Barone. E questo è travolto, Jorge Lorenzo l'ha travolto. Claudio, come si può dire in spagnolo? Vieni al centro, grazie. Grazie a tutti voi, ancora grazie davvero. Grazie a lei, dottor Bardelli. A voi per la cronaca, grazie. Ecco, sta entrando intanto Borghetto del Volo, già pronto l'impostazione. Boschetto. Beh, vicino al Borghetto, c'è la casetta. Mi hanno scritto il nome, guarda, ho letto Borghetto, si chiama Boschetto, hai ragione. Fatto l'applauso a Moreno che l'ha un po' beffato. Se fosse stata una partita vera, la seconda entrata gli avrebbe staccato i talloni. Non è detto che non succede. Non è detto che non succeda ora. Oh, vediamo chi va dentro. Chiama palla Fabio Galante che entra, ex torinista. Sì, beh, lui ha una bella statura anche, ecco. Da, appunto dal 1992 da Roma ad oggi, e nella sua attività oltre 100 milioni di euro raccolti e devoluti a chi si è affidato e fidato.
Mister Denaro, no? Perché molto spesso ci sono. Questo è il grida sempre. Mai. Ecco, lui era dei ragazzi italiani. La fai? C'è Barone. Eccoci qua, vai Claudio. Non è neanche sudato, è l'unico calciatore con gli occhiali. Perché sono. Com'è andata? Perché ce ne ho tre di scorta, quindi li posso cambiare. Quindi voi siete tre per il volo, tre occhiali, tutto tre. I gol quanto. Ti posso dire una cosa, è più facile cantare. Cantare tutta la vita. Ti suggerirei di continuare su quello. Possiamo, no. possiamo fare i complimenti a quei ragazzi per il terzo posto all'Eurofestival. È tutto tre, bravo, bravo, sì, tutto tre. Vienna. Tre occhiali, tre. A Sanremo però hanno vinto. A Sanremo? Beh, ma il podio anche in Europa. Erano anni, sì. L'Italia non arrivava. Sì. Voglio dire, io ho insegnato la radicalizzazione del calcio italiano. Voglio dire agli italiani. Sempre quello che stiamo facendo qua, signori, eh? Allora, no, anche perché inevitabilmente qualcuno pensa che ci siano ruggini antiche. Ma no, guarda, 5 minuti è passato. No, lo so, però proprio per quello è brutta, capito? È perché è caldo, molto caldo. Stasera ci vorrebbe un gelato al cioccolato. Ecco, ci vorrebbe adesso. Vedete che Max, sì, è meglio. Non vi stancate. Eccolo lì, il volo Boschetto che riparte. Boschetto, beh, ehi là. Scucchiaiata per Fabi, tocco all'esterno, attenzione, palla su. E poi il pizzico d'agonismo, lo scontro che magari ti fa prendere una botta. La spalla la senti, il piede pure. Sì. Boschetto se ne va. Boschetto, però, Hai capito? Va Boschetto! Questa era una finta involontaria che però è riuscita benissimo. Per un po' non ce l'ha, per un po' ce l'ha, non ce l'ha fatta. Giù vai a quello che sale ama, sì, Amadeus. Ci mandi ama. Attenzione Boschetto, ancora. Il famoso borghetto del Boschetto di Pupo comincia a funzionare. Potete donare 2 euro da Rete Mobile e 5 o 10 euro da Rete Fissa. Fra i grandi campioni soprattutto della ricerca 4-5-5-0-9. Poi vogliamo troppo forte, è troppo in alto. Mister, ma uno giochi anche per vincere, perché onore. E mandiamo questo messaggio, è importante. 4-5-5-0-9. Mandato. Mi raccomando. Rete, segna! Rete! Ah, sono arrivato proprio il momento del calcio di rigore. Calcio di rigore. Ineccepibile, vedete. Tu che sei Moreno che esulta ancora. È la sua serata. Altra giocata. Guato. Pistola. Tu hai mai giocato Amadeus a calcio? Io ho giocato qualche volta, ero un'ala destra alla Marocchino per citare della nazionale cantante. Intanto vediamo gli sviluppi di questa nuova iniziativa, non è male, intervenzione lunga. Detto, questa è la faccia più bella anche dello sport e del calcio, quando convoglia quelle che sono le passioni, l'entusiasmo di tanta gente per finalità e scopi di carattere benefico. Al proposito, la nazionale cantanti veramente ha tracciato un percorso. Dire perché non parti per un weekend potrebbe sembrare si può e che può si può dare di più perché non parti, ma no, ha dato tanto con la mia cuffia, però senti, da capitano ve l'aspettavate tutto piano. Grazie alla ricerca lui si sta curando, ma ha già ripreso gli allenamenti e praticamente sta guarendo e sta la prossima volta portati la moto e giochi con la moto, molto più facile perché ancora lì si decide ad entrare. Se fanno Tanto Allegri perde un pallone pericoloso e c'è il gol. Il volo ci fa volare in alto. Dicevo che bisognava farlo entrare prima, vedi, l'ha detto, io sono un attaccante. Gianluca Ginobili ha detto il bello del volo, il bello del volo. Eccolo lì. Al 37esimo porta. Entra intanto Pepe, ma ormai è difficilissimo anche tenere il conto delle sostituzioni. Ha fatto un bel gol. Entra Luca dei Sonora. Pepe sta per entrare in campo. La solita questione che nessuno sa risolvere. Pensa di no, anche perché poi da lì. Senti, il volo ha giocato, erano in tre, alla fine riuscite a fare un gol. Uno su tre l'ha fatto. No, abbiamo costruito la partita. È vero, è vero. Difensore, centrocampista, attaccante.
Hai capito? Che sì. Ha dato il loro contributo. Sono componibili. Il volo è componibile. Ciao ragazzi. No, no, voi. Scusa, Max. 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 Sì, dimmi. Max, un po' di musica. Ci manca un po' di musica. Dai, il volo, al volo. Ma ah, senti, un si può dare di più. Ce l'ho dato. Un si può dare di più fatto dal volo. Lì può dare di più. Attenzione qua, oh. 4, 5, 5, si può 0, dare 9. Di più. Bravi, bravi, ragazzi. Grazie, grandi. Oh, mi sono unito, eh. Dai. Oh, ragazzi, uno c'ha la bronchite, io vengo. Ve lo dico subito. Vai, vai. Siamo già oltre il 90esimo, no, proprio per non andare troppo di corsa.